vedete performance che avete fatto. Anche perché poi a questo studio c'erano moltissimi enti interessati, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Agenzia Spaziale Italiana, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e molte altre organizzazioni, istituti sia europei che americani. Io mi fermo qui e cedo la parola. Grazie intanto per i propri saluti di tutto il gruppo Astrofisica. L'occasione è questa di questo articolo che è uscito su questa rivista che è fra i più importanti del mondo, diciamo, soprattutto nel campo dell'astronomia. Cioè, ci pubblicano tuttora i più grandi astronomi e ci hanno pubblicato i più grandi astronomi anche nei secoli passati. Quindi in un certo senso per noi è un salto di livello veramente, veramente grande. Questo articolo ci è stato permesso di partecipare grazie al nostro nuovo direttore dell'osservatorio, che è Rovigo, dottor Mattia Negrello, che è il titolare di questa ricerca e ci ha chiesto di aiutarlo nell'elaborazione dei dati e nell'analisi dei dati di questo telescopio spaziale che si chiama Planck. Quindi abbiamo dovuto... Quindi, scusa, perché è ignoranza, no. Telescopio spaziale vuol dire che è stato messo in orbita? Che nello spazio non è esattamente in orbita perché è in un punto lagrangiano, quindi diciamo è in un punto di mezzo di chilometri. In un punto del? Che è un punto lagrangiano, sarebbe. È un milione di chilometri dalla Terra, per dirsi, per essere distante, perché essendo un telescopio a infrarossi risentirebbe del calore emesso alla Terra, quindi fotograferebbe più la Terra se fosse qua vicino. Un milione di chilometri. Un milione e mezzo di chilometri, diciamo.